Salve a tutti gli amici di YouTube, iscrivetevi al mio canale perché oggi vi presenterò la mia collezione di modellini. La maggior parte sono tutti quanti di marca, ma vere marche proprio di grande successo. Tanto per cominciarvi, vi presento una bellissima Ferrari, ecco qua, originari della Burago, Burago Made in Italy, infatti. 1,43, eccola qua, guardate che bella come è fatta, proprio la linea, tutto molto spettacolare. Poi come modellini abbiamo anche i Porsche, quelle un po' più classiche, più piccole, eccole qua sempre, che sono della Maisto, queste qua, molto bella, guardate qui. Poi ci sono anche modellini da edicola che sono molto carini, eccole qua come potete vedere questi, ma come potete vedere queste qua, pure guardate che bella pure questa, molto bella e particolare. La maggior parte, alcune sono italiane, alcune sono, poche sono cinesi, perché io la maggior parte prendo tutta roba italiana. Vedete pure questi qui, Made in Italy, Burago, pure queste altre qua, sono tutte quante dalla Burago Made in Italy, vedi? Guardate che belle proprio come erano fatte. E poi se vogliamo abbiamo anche modellini, come ho detto, questi qua, che logicamente non sono proprio, sono modelli da edicola, se le differenze si notano pure, perché sono collezionista da parecchi anni, che faccio collezioni di modellini, di tutto di più, infatti, poi prendere, pure questi, però sono realizzate bene anche questi qui, eccoli qua, vedete, come potete vederli, sono molto particolari. Poi abbiamo la Twingo, eccola qua. Guardate che bella anche la Twingo, molto carina, particolare anche questa. Questa è della Norev, guardate che bella come è fatta, in tutto e per tutto. Poi abbiamo una Honda Civic che si apre il portellone dietro, eccola qua, pure questa è molto bella e particolare, tiè. Eccola qui. Poi in varie marche abbiamo anche questo bellissimo Porsche. Abbiamo il Tassier che è molto, molto particolare come è fatto. Eccolo qua. Poi abbiamo questa pure che è bella. Guardate che bella per modellini. Questa sembra una Ritmo, ma non è una Ritmo infatti, eh. Lo faccio vedere. 7 Ritmo CLX, siamo in Spagna questa qua pure. Molto particolare, poi se volete vedere ce ne sono pure queste, non so se ve le ricordate, guardate come è fatta pure questa, che sono molto particolari, pure queste qua, sono quelle che sono uscite in edicola. Poi abbiamo un appunto molto bello, ce ne ho tantissime, purtroppo mostrarvele tutte è impossibile. Guardate pure questa che bella, molto particolari. Poi ho questo Porsche molto bello pure questo, guardate che colore, abbiamo questa pure molto bella e carina. Poi gli amanti del rally, guardate che peugeot molto particolare pure questa. Una Peugeot della Norev, pure questa è Norev. Questa è della Norev, per esempio, pure questa molto bella. La marca vuota perché la Norev è un'ottima marca, eccole qui, vedete, pure questa è molto bella. Sono particolari, alcuni modelli sono proprio per i collezionisti, perché un po' che ci capisce. Poi abbiamo quest'altro, le due sono bello ugualmente, vedete? E poi c'è stato quell'altro pure là, sempre molto bello. Poi abbiamo questo modellino qui molto particolare americano, che si aprono anche le porte. E poi abbiamo un'altra molto bella,
La Renault Turbo RBA del 1980, guardate che bella che questa è molto particolare. Alcuni non hanno le scatole, ma non fa niente, che sono macchine sempre proprio da, per chi ce la capisce, da collezionista, tenute veramente molto ma molto bene, tenute, ma niente, dentro questo lo metto io e dove io le tengo proprio immacolate in tutto e per tutto. Sono modellini molto particolari, infatti, per chi è amante del collezionismo può capire. Poi, se vogliamo andare a vedere i modellini che sono usciti molto bene, c'è stata questa Ferrari 312 del 75, sempre uscite in edicola, però sono realizzate con molta cura. Poi abbiamo una Ferrari 312 TB, sempre da edicola, molto belle. Poi abbiamo questa, guardate che bella che è, la Ferrari 430, molto particolare. E poi abbiamo la Ferrari FXX, che sono particolari, proprio belle queste, nelle scatole proprio originali sue. Queste sono per calibra, sempre nelle proprie confezioni. Poi abbiamo una bellissima Golf LGL, eccola qua, particolare proprio, guardate che bella questa. Poi abbiamo un Porsche, guardate che Porsche, bellissima. Poi per chi è che non se la ricorda, la mitica Fiat 1, guardate che bella, Buraco Made in Italy questa, eh. Poi abbiamo questo bellissimo, la campagnola dei carabinieri, guardate che spettacolo, sono realizzate molto bene. Poi abbiamo quest'altro, che è molto bene, il furgoncino dei carabinieri, guardate come sono fatti bene. Alcune sono cinesi, alcune sono italiane, perché c'è qualcuno che sono nate da edicola, però alcune dell'edicola sono anche francesi, infatti, se andiamo a vederli. E infatti, come potete vedere, là sopra ci sono altri modelli che io ho, eccoli qui, vi ci faccio vedere senza che li tiro giù, tanto si vedono uguali. Eccole qua, e queste sono particolari, e alcune sono andate in Francia, c'è cioè pure quella di James Bond, ce ne stanno di modellini molto particolari. Poi abbiamo questa bellissima macchina, pure quella qui, quella lì di Gabbiano, che si apre là in su. Poi, per chi è che gli piacciono proprio lo sportività, ecco qua, se ve le ricordate, guardate questa che bella, guardate come è fatta, particolare riproduzione fedele all'originale proprio. Eppure questa qua, infatti, se la vedete, è della RBA collezioni, RBA, che è molto bella. Poi andiamo per ordine, abbiamo ritrovato anche sul campo una Mini, guardate che Mini, molto carina e particolare dai colori, tutto quanto. Eccola qua, pure questa qua è molto carina, infatti è ben fatta, infatti eccola qua, pure questa è di marca, vedete sotto, potete vederla. No, non sto a tirarle fuori tutte quante, che sennò poi mi mettere a posto, ti saluto. Però eccola qua, questa è la mitica Renault 5 Turbo, chi è che non se la ricorda la Renault 5 Turbo? Con la presa sul cofano 1,43, questa pure molto bella del Prado, eccola qua. Anche questo è un motorino di grande, che ci ha avuto un grande successo. Per chi non fosse a conoscenza, poi guardate quest'altra, guardate che bella pure questa. Mi ricordo che le basette che le ho levate io per mettere bene qua, che sennò qua hanno troppo spazio, ho anche le basette di queste. Tutto quanto, poi abbiamo 1,43 sempre il Palace. Che non si ricorda il Palace, guardate che bello, un okay, spettacolo. E questo è il Palace della casa. Oh, poi abbiamo la macchina della polizia come consueto, guardate che bella pure questa è molto particolare. E poi per gli amanti invece delle grandi marche, eccola qui, possiamo vedere realizzate molto bene, queste sono uscite pure poche, infatti le mitiche Dink Toys, eccole qua, lo Volkswagen Dink Toys, una
sinistra, e poi abbiamo anche questa cosa del bello. Queste uscite in edicola, ma sono realizzate con una maniacale, sono sempre della Dink Toys. Poi, per chi è appassionato proprio di modelli reali, abbiamo questo bellissimo maggiolino. Vedete come è fatto, è realizzato con una cura maniacale, molto bello. E questo è della Corgi, Corgi infatti, ed è mano in Gran Bretagna. Per gli interessati, più appassionati anche di casa Peugeot, abbiamo la 205, che non se la ricorda, dai, che bel modellino questo, la maggioretta, altro sempre in Italy, molto bene. E poi abbiamo le grandi sportive di corsa, guardate che bello pure questo. No, guardate dietro, in tutto e per tutto, guardate proprio di dietro. E come sono fatti, eccola qua. Best, questa è della Best come scala. Eccola qua, Best, c'è proprio scritto dietro, vedete? Però Made Italy, pure questa è Best Made Italy. Poi abbiamo una vettura molto particolare. Chi è che questa non se la vuole ricordare o scordare? Guardate davanti e guardate com'era fatta già prima. Guardate che bel modellino. E questa è proprio particolare, perché questa è della Norev. E la potete vedere da qua, potete vedere, cari amici, Fiat 131 Abarth Norev. Poi, per chi non si accontenta, ecco che arrivare un pezzo molto bello, X5 BMW 1.43, ed è questa, è molto molto bella. Poi, per le macchine storiche, abbiamo anche questi qui, che sono sempre un po' di edicola, però sono sempre modellini carini. Vedete anche questi qui, ci sono modelli che sono molto particolari. Guardate pure questa, che bella. Guardate pure questa. Questa anche bella, infatti, è Gaz PLC, è sempre cinese, ma è fatta bene pure questa qui. Sono, quindi è fatto abbastanza bene. Poi abbiamo una Burago, eccola qua, M3, discretamente fatta bene pure questa qua, abbastanza fatta bene. Poi abbiamo altri modelli sempre da edicola. Come vedete questa qua pure, guardate che carina, guardate pure questa che bello, pure questa qua infatti della D'Agostini. E poi le vetturine un po' più particolari e rare, come potete vedere, mi direte voi, ma che macchina è questa? Ricercatissima dai collezionisti, ma soprattutto è ricercata per il colore, per come è fatta e come è realizzata. Infatti se è da un modello normale, questa è dalla Solido, ecco qua, lo potete vedere anche voi, Solido. E se potete rendervi un pochettino conto, e la Renault 14 non era una delle più belle, però eccola qua. Realizzazioni poi si vedono su questi modelli. Poi abbiamo visto, come di consueto, guarda che bel Porsche. Questo per esempio è un Porsche, guarda che bello questo, realizzato molto bene, prova lettoncino. Poi questi qua, Mondo Motors, guarda che bello, carina proprio. Poi i nostalgici anche di vetture sportive, abbiamo anche, se andiamo a fare due calcoli, abbiamo anche quelle proprio con le confessioni dell'Alfa Romeo, della Mercury. Le Mercury sono molto belle. Guarda anche questa, è sempre Mercury. E per chi è forse molto appassionato di queste collezioni, ma ne ho tantissime che manco c'ho il tempo a farvele vedere proprio tutte quante, perché andiamo a vedere, c'è tanto tempo per mostrarvele tutte, ma non ce la faccio a mostrarvele tutte. Ma prima di tutto vi faccio vedere questi furgoncini, che sono Made in Francia, si presi in edicola, però sono francesi, eh? Eccoli qua, come questo qua, state vedendo qua, questo anche Made in Francia, e questo anche francese. Poi abbiamo
Anche questi qui sono molto belli, sempre nelle confezioni, come potete vedere. Come quelli, come questi qua sotto, questa sarebbe la Polo, la Bugatti, le Ferrari e altre vetture della Mercury. Io poi ve le faccio rivedere tutte quante insieme, ecco le cose, per non tirarle fuori tutte quante, perché logica, una a una, buonanotte, facciamo super mattina qua, eccole qua, guardate che belle. Ho un armadio pieno di questa roba che io colleziono molto gelosamente, perché è roba mia questa qua, proprio che io colleziono. Ecco, c'è pure la macchina James Bond in tutto e per tutto. Eccoli qui. Questi sono i miei modellini da collezione, vedete? Sono particolari, molto molto belle, ottimamente, come le ho sempre ben tenute. E vi mostro anche la Burago Made Italy, eccolo qua infatti, ma sarà di 3002, poi Hot Wheels 360, non Made in Italy queste qua, però ben fatte, molto ben realizzate, ecco qua Mercedes, e poi abbiamo la bellissima Ferrari Enzo. Questa è particolare, queste sono le scatole e sono modelli 1,18, molto belle, particolari, eccole qua, guardate un po' che bei modelli che ho. Queste le faccio rivedere per appassionati, proprio le faccio vedere proprio. Andiamo sul piano per farvi vedere proprio le particolarità, eccole qua. Come la Rolls Royce dietro, molto bello di modello, come questi qui, francesi ma in Cina. Francesi, scusate, mi sono sbagliato. Quelle sotto sono ma in Cina, come quella della polizia. Il furgoncino sopra della Baby Jommy sono francesi infatti, guardate che belle pure queste qua, molto particolari, vedete? Modelli proprio spettacolari, in tutto e per tutto negli anni ho preso e ho collezionato, sperando di prenderne anche altri prima o poi, perché per il momento non esce più tanto, anche io non esce una grande parte economica per spendere soldi, però quello che ho potuto prendere l'ho preso, e quindi ho preso molto bene, perché sono alcuni francesi, quelli Toys e di tutte le altre marche più belle che ci sono sul campo, infatti, di battaglia. Eccole qua, come potete vederle, stanno tutte qua, tutti qui i miei modelli. Guardate che particolarità, proprio, potete vedere tutti quanti, che sono proprio modelli unici. Il loro gioco di squadra, eccole qua, guardate le particolarità. E queste sono molto particolari, guardate un po'. Eccole qua, guardate che belle che sono. Prima di lasciarvi, vi dico che in settimana vi presenterò altri modellini, altre mie collezioni molto belle e molto particolari, che vi farò vedere proprio. Iscrivetevi al mio canale più possibili, infatti, e ne vedremo delle belle proprio. Vi presenterò ancora meglio, vi presenterò i modellini più pregiati, infatti, che ho su questa collezione, che qualcuno conosce li può anche vedere, infatti. Eccole qui, guardate che belle, molto belle e molto particolari questi modellini, in tutto e per tutto. Quindi mi raccomando, iscriviti al mio canale, un abbraccio da Giovanni e i suoi modellini. Eccoci qui, scusate l'orario, però mi sono svegliato, mi stavo annoiando, stavo per farlo, ho detto, se dico pubblico un po' di annunci, come potete vedere c'è pure quella là, guarda che bella pure questa qua, della Gorgi, Classic, guarda che bella, spettacolare proprio. Proprio il top del modellismo, questi qua. Poi guardate pure quello là sotto, modelli unici, belli e irresistibili per veri collezionisti. Guardate pure questi qua sotto, che spettacolo che sono, amici. Proprio il top del modellismo. Molte sono di marca sia italiane che francesi, Lisboa, di Toys, Majorette, Burago,
Il bello di tutti sono questi furgoni, purtroppo non sono riuscito a prenderli tutti quanti, anche perché costano molto di più, però eccoli qua, guardate, questi sono made in Francia, sono francesi questi, made Francia, guardate che belli, molto belli. Poi abbiamo questi, pure, della Mercury, guardate che spettacolarità, per collezionisti, perché che collezionista, ecco qua, è bellissima, cioè 1,18, si apre tutta pure questa. Bellissima Ferrari Enzo 18 della Rolls Royce, si apre tutta, molto dettagliata. La 360 Spider, pure quella si apre tutto. E poi il bellissimo Burago Made in Italy, quella là. Allora, cosa dirvi, cari amici miei? Vi ho presentato una parte della mia collezione. Sono contento di averla fatta vedere. Iscrivetevi nel mio canale che ne vedrete delle belle. Collezione di motorini di Giovanni. Molte motorini, io parlo anche di politica, di altre cose, quindi se volete vedere i miei video iscrivetevi alla mia pagina, visualizzate la mia collezione di modellini, se volete condividetela con i vostri amici, più vi segnate e più sarò contento di mostrarvi altre mie collezioni molto belle. Un abbraccio a tutti quanti, scusate l'orario perché a quest'ora ancora uno sta dormendo, quindi un buongiorno e buona giornata, sperando che smetta di piovere, qua da me sta piovendo. Infatti un abbraccio a tutti quanti e buon lunedì a tutti, inizio settimana. Ciao a tutti da Giovanni e il suo collezionismo. Ciao.